Miau. Miau De Laurentiis. Miau Mazzarri. Miau a tutti voi che lo odiate, perché lo so che tutti i napoletani odiano Gatti per quel gesto l'anno scorso su Kvaratskhelia, che non è sportivo, per l'amor di Dio non è sportivo, ma avete esagerato e il karma vi ha punito, perché Gatti vi ha dimostrato quanto è bello quando vi può inculare. Miau, godo Gattone, godo, ci regala 6 punti nelle ultime due partite, firmati Federico Gatti, che era scarso, che vi doveva far godere. Questo lo dico anche agli interisti che l'hanno preso per il culo dopo la partita di Sassuolo, prima di perderci col Sassuolo. Gli errori li fanno tutti. Stasera fa una cappella clamorosa a metà del secondo tempo, Szczęsny al 70esimo, che regala il pareggio a Osimhen. Per fortuna Osimhen è in fuorigioco. Quindi ragazzi, è inutile parlarne, gli errori li fanno tutti. L'importante queste partite è portarle a casa, perché questo risultato non sarà spettacolare come il 5-1 che loro ci hanno rifilato poco meno di un anno fa, diciamo. Però ragazzi, vale uguale, vale 3 punti uguale, e noi li mettiamo a meno 12, e stasera a Napoli c'è il gelo, le lastre di ghiaccio in mezzo alla strada, perché meno 12, sapete cosa vuol dire meno 12? Sapete cosa vuol dire che la Juventus stasera ha 36 e il Napoli ha 24 punti? Lo sapete cosa vuol dire? Vuol dire che possono dire addio a tutto. Addio a tutto. E noi, a differenza dei cartonati, non abbiamo rubato niente. Abbiamo meritato questa vittoria sul campo, giocando con le nostre armi, sfiorando dei gol, avendo fortuna nel momento in cui Kvaratskhelia si mangia un gol clamoroso, ma 10 minuti prima se ne era mangiato uno altrettanto clamoroso, Vlahović. Entrambi davvero inspiegabili, entrambi in cui i calciatori hanno il tempo di prendere la mira, hanno il tempo di... Vlahović colpisce il portiere, Kvaratskhelia addirittura non prende neanche la porta, non c'è niente da dire. Kvaratskhelia che viene innervosito da Gatti, che lo provoca un pochino e gli fa pure beccare un'ammonizione. Kvaratskhelia assente ingiustificato, un altro giocatore rispetto a quello dell'anno scorso. I 3 punti a casa, li portiamo a casa noi, li porta a casa Max, che batte Mazzarri. Ragazzi, a me non piace il gioco di Allegri, io non sono diventato un allegriano, ero anti-allegriano prima e lo sono anche adesso, però ragazzi, lo spirito di questo gruppo davvero, davvero fa sognare, perché una squadra che fa 36 punti in 15 giornate, ragazzi, non gli si può dire niente, niente. È lì, prima, in attesa che l'Inter faccia il suo dovere e si riprenda il primo posto e ci balzi davanti, però in questo momento la Juventus è meritatamente prima, ha battuto il Milan, ha battuto il Napoli, ha battuto la Fiorentina, ha pareggiato 1-1 con l'Inter, assolutamente non demeritando, se c'era una delle due squadre che doveva vincere, quella squadra era la Juventus. Quindi ragazzi, c'è poco da dire, questa è una partita che sicuramente non le abbiamo spaccate, le abbiamo rotte, ma portiamo a casa i 3 punti, e loro portano a casa niente ragazzi, niente! Nelle ultime 3 partite non portano a casa niente, e anche questa sera non portano a casa niente. E miau, Gattone ci fa godere come i matti. Gattone, miau!